se di ricostruzione sociale dobbiamo parlare, non possiamo parlare che di musica. Abbiamo il piacere di avere, come vedete, in studio un ospite particolare, speciale. Parliamo del pianista internazionale Carlo Grante, nato all'Aquila, ma pianista, come dicevamo, internazionale. Benvenuto tra noi, maestro. Grazie, sono davvero onorato di essere fra voi. Bene, Carlo Grande, per chi non lo conoscesse, si è diplomato in pianoforte con Sergio Perticaroli al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, città poi in cui ha studiato composizione con Claudio Perugini, e quindi poi negli Stati Uniti con Ivan Davis, laureandosi all'Università di Miami, poi ancora New York e Londra. Ecco, maestro Busoni, compositore del Novecento, adattamenti a cura proprio sua, maestro. Ecco, il concerto è quello che si terrà il prossimo 5 maggio all'Auditorium della Guardia di Finanza alle 18.30. Ce ne parla un po'. Mi è stato chiesto di fare degli interventi musicali, in un caso anche dialettici, descrittivi della musica di Busoni, questo grandissimo italiano. Trapiantato in Germania, è vissuto a cavallo dei secoli, ma considerato un compositore a tutti gli effetti del Novecento, di cui io posso considerarmi un specialista, un termine un po' presuntuoso. E, siccome ricorre il 150° anniversario dalla nascita, la direzione artistica dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, la direttrice Luisa Preyer, mi ha chiesto di prestarmi in qualità di solista, da solo, solista con l'orchestra, per omaggiare questo compositore e iniziare una collaborazione con l'orchestra, che dovrebbe avere anche dei risvolti futuri, costruttivi. Ecco, lei ha comunque accettato di essere un artista in residenza, figura in Italia, diciamo, non molto diffusa. Come mai questa scelta? L'ho visto fare in Germania, il pianista in residenza presta la sua opera non solo come pianista solista, ma sappiamo, il pianoforte è uno strumento molto versatile, suona in gruppo, può accompagnare i cantanti, fa musica da camera, suona in recita ed ha un repertorio sconfinato. Dunque il mio ruolo in questo caso non è solo quello di pianista, ma è soprattutto quello di concittadino. Io sto cercando di convincere persone dell'Aquila, vecchi e nuovi amici, a costruire un vero movimento cittadino per una rinascita anche di un pubblico, quindi di uno stile di vita di qualità. In questo momento critico può anche, spero, avere degli sbocchi positivi, costruttivi. Fare una buona campagna abbonamenti per l'Orchestra Sinfonica Abruzzese, questa è l'istituzione sinfonica più importante d'Abruzzo e da sede all'Aquila. Ecco, su questo progetto si sta spendendo molto anche per l'ISA. Ecco, come vede la città? Ecco, io posso dire da aquilano di ritorno. Io sono vissuto molti anni fuori Italia, la mia attività si svolge prevalentemente fuori Italia, come è il caso di molti concertisti. L'Aquila è molto predisposta per alcune attività sociali, direi per uno stile di vita raffinato che porta alla contemplazione, al rifugio. C'è questa cultura del rifugio, un rifugio colto, raffinato, introspettivo, artistico. È difficile rompere delle tradizioni. Le tradizioni non sono soltanto un passato, ma c'è qualcosa che resta nella memoria collettiva. È importante sapere che ci sono degli eventi in città, di spessore, che ci aspettano e ci fanno vivere con interesse quel momento, quella settimana, due settimane che intercorrono fra un evento e l'altro. Guardare all'evento, in questo caso il concerto con l'orchestra. L'Aquila è predisposta, fa parte della sua ricostruzione e non deve mancare. Ecco, il direttore dell'orchestra lavora al Metropolitan dopo aver studiato al Conservatorio Casella Sesto Quatrini, parliamo, sì, di Sesto Quatrini. Ecco, l'Aquila come eccellenza internazionale nel mondo. Ah, questo è molto positivo, che quindi ci siano due musicisti. Anch'io ho studiato al Conservatorio, io devo all'Aquila moltissimo. L'Aquila mi ha dato un esempio di approfondimento, di vita
credevo e speravo che il resto del mondo fosse come l'Aquila, pieno di attività, di cultura, di interesse artistico. Non è così. Quindi teniamocela ben cara questa esperienza. Dobbiamo assolutamente salvaguardarla ed esserne orgogliosi. Bene, ringraziamo il direttore, il Carlo Grande, il pianista che ci ha allietato con questo intervento. Grazie. Ricordiamo il concerto che andrà in scena il prossimo 5 maggio all'Auditorium della Guardia di Finanza alle 18.30, un concerto curato dall'Istituzione Sinfonica Abruzzese. Grazie ancora, maestro. Grazie a voi.